taglieri vecchi e voglia di nuovo? È il video che fa per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video bellissimo, trasformiamo dei bruttissimi, usuratissimi taglieri vecchi, vetusti, in nuovissimi e bellissimi taglieri di design, ottimi per ornare le vostre cucine o le camere da pranzo e bellissimi da portare a tavola per servire antipasti rustici. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come rendere oggetti di design dei vecchi taglieri. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri taglieri decorati. Oggi faremo la decorazione con le teste di moro di Caltagirone, le teste di moro siciliane. Allora, un tagliere che sia usato, vecchio, ma anche nuovo, perché comunque vengono degli oggetti bellissimi. Un pirografo con la punta sottile, questa qui. Poi della carta abrasiva che io non userò perché ho carta vetrata, ma io userò il mouse per carteggiare, perché passerò la superficie del mio tagliere, che era un tagliere usato e vecchio, per ripulirla. Una matita, la gomma, della carta per disegnare il mio moro e della carta copiativa per ripassarla sul tagliere. Potete usare anche la tecnica dello spolvero, di cui vi lascio il video qui, o potete disegnare direttamente sul tagliere il vostro moro. Io, per farvelo meglio vedere, lo disegno sulla carta, così che poi faccio la foto, ve la metto sul mio profilo Facebook, dove mi trovate con il nome di Arte per Te, sul mio profilo Instagram, dove mi trovate col nome di Arte per Te, sempre pannello bianco sul fondo rosso, e così potrete copiarli con tutta calma se vi piacciono. Bene, cominciamo subito. Come prima cosa vado a riprendere proprio quella che è la grandezza del tagliere, ricalcandone più o meno l'orma, in modo da centrare bene le mie figure. Adesso divido più o meno il foglio a metà, segno la linea mediana e comincio a disegnare il volto del moro. Io farò sia la donna che l'uomo, ma con voi poi svilupperò la donna in tutta la loro interezza, anche se poi utilizzerò soltanto mezzo foglio. Così vado a prendere le parti fondamentali del viso, quindi sarà un disegno soltanto con tratti fondamentali. In questo momento sto facendo la donna, ma poi io ho sviluppato anche il maschietto. Adesso lo ripasso tutto con una penna in modo che possa essere letto meglio e sistemo i tratti che magari a matita non mi piacevano particolarmente. Cancello le parti a matita, questo mi dà anche l'idea dell'insieme. Poggio la carta copiativa sul tagliere, la fisso ben bene in modo che non si sposti, e su di essa fisso metà del mio moro disegnato. Cosa faccio? Prendo la linea mediana del viso del moro, lo taglio a metà e ne ricopio in maniera simmetrica prima una metà e poi l'altra, guardate. Lo fisso in centro, metto due pezzetti di scotch e quindi prima ricalco tutta quella mezza parte, non trascurando nessun tratto. Dopodiché giro al libro come una pagina di libro e sull'orma che avevo tracciato, che è visibilissima agli occhi di chi disegna, ripasso la stessa sagoma in modo da avere un'immagine perfettamente speculare, simmetrica, uguale a destra e a sinistra. In questo modo, con un disegno, vengono fuori due mori diversi. Come prima cosa indossate una mascherina, perché i vapori rilasciati dal legno possono essere nocivi, quindi mascherina, e se li avete anche occhiali protettivi sarebbero d'uopo. In più cercate di fare questi lavori sempre in un locale ben areato.
E adesso, facendo riscaldare ben bene il pirografo, comincio a pirografare tutto. Allora, il mio pirografo è un pirografo giocattolo, ha soltanto poche punte e non ha la base per regolare le intensità di calore. Quindi, se dovete comprare un pirografo, non vi consiglio questo genere di pirografi, ma vi metto in info box una serie di pirografi adatti all'hobbistica, però all'hobbistica di quella serie. Io dovrò comprarlo molto presto, mi sono accorta. Come vedete, scurisco tutte le parti nere, stando attenta anche a dare una diversità di bruciatura in modo da rendere più movimentato il mio disegno. E procedo, adesso voi state vedendo il disegno accelerato, però dovete tergiversare, dovete andare molto lenti, nel senso che passare il tratto in maniera sfiorata, quindi sfiorando il legno senza calcare, ma in maniera lenta, un gesto lento e delicato. Sarà il legno ad attirare il fuoco, diciamo così, e a brunirsi a seconda dell'intensità e a seconda di quanto tergiverserete su quel pezzo. Se invece calcherete, vi si formerà una spaccatura al centro che rimarrà chiara e i due bordi laterali che invece rimarranno scuri, quindi non ve lo consiglio. Per dare delle campiture più larghe, inclinate il pirografo e fate in modo che il calore si spanda in maniera più ampia e non soltanto di punta. Adesso faccio le palline del copricapo. Per fare le palline, puntate il pirografo con la linea trasversale ben al centro e roteatelo su se stesso. Verranno delle palline tonde tonde e perfette. Mentre per quelle più piccole andate direttamente con la puntina del pirografo. Adesso firmo la mia bella moretta, il mio bel tagliere è fatto, ora lo laverò con acqua e sapone, dopodiché lo asciugherò ben bene, farò un bel video in cui risulterà più veritiero che non nelle foto e vi faccio vedere anche il suo compagno maschio. Fate tanti taglieri quanti la vostra creatività vi suggerirà. E adesso facciamo lo stesso lavoro anche col maschietto. Anche di lui troverete l'immagine, la mezza immagine, sulla pagina Facebook di Arte per Te. Tra le altre cose, io li ho fatti a figura intera, ma questi taglieri sono bellissimi anche con la mezza faccia che sporge da un lato e una frase dall'altra parte, per esempio, quindi senza completare
il viso facendo soltanto metà viso. Magari, se vi va, lasciatemelo scritto qua sotto, potremo sviluppare altri soggetti a pirografo e in quel caso vi farò vedere altre composizioni. Lasciatemelo scritto tra i commenti se vi va. Anche qui ripasso tutto a pirografo, tergiversando molto sui punti che voglio più scuri e andando un po' più snella e veloce sui punti che voglio più chiari. Come vi dicevo, vedete come inclino per fare le parti più ampie, perché uso la faccetta più larga della punta del pirografo, mentre le linee le faccio semplicemente sfruttando i tagli della punta. Vi consiglio di non tagliare roba sul tagliere, anche se un tagliere, ma usarlo come tagliere d'accompagno, magari per servire dei formaggi, degli antipasti, perché sennò graffierete tutta la faccia. Questo va da sé, no? Bene, vi lascio le foto e ci vediamo dopo. Ciao! Visto che belli i nostri taglieri con le teste dei mori, io ho creato uno stile molto siculo, però è uno stile siculo internazionale, quindi cercate magari quel soggetto che più si addice al vostro arredamento e imprimetelo a caldo sul vostro tagliere. Prima però rinnoviamo il tagliere con dei semplici gesti che vi ho fatto vedere, come quello di ricarteggiarli e poi una nuova vita con tanto olio e poi una bella lavata. E il gioco è fatto. Io li ho appesi in cucina, quindi saranno oggetti di arredo che all'occorrenza andranno in tavola. È un modo bello per tenere sempre pronti i taglieri in cucina. Sapete, almeno se siete come me, avete tantissimi taglieri, io li avevo tutti ammassati uno dietro l'altro, così invece ho deciso di appenderli alle pareti e all'occorrenza prenderli, lavarli velocemente e portarli in tavola. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione. Vi ricordo che se volete contribuire alla vita del canale potete pigiare il pulsante PayPal e decidere di contribuire attivamente alla vita del canale. Se volete, venitemi a trovare anche sugli altri canali, Due Cuori Una Cappa e Ombretta, e naturalmente vi aspetto tutti su Instagram, che è un punto di unione di tutti i canali, dove potrete trovare tutte le anteprime dei contenuti che condivido e soprattutto stralci della mia vita. Bene, vi mando un grande bacio, ma vi do appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta ragazzi, ciao!